Per chiunque si sta approcciando al mondo dell'economia, macroeconomia, trading, criptovalute e qualsiasi asset sulla terra, ci sarà appunto chiesto cosa c'entra e perché tutti parlano in generale di Powell, della Fed, Jackson Hole, il FONC e tutte queste varie cose. Oggi ti parlo dell'importanza di questi incontri e dei dati che emergono da questi incontri per qualsiasi tipo di investitore. Letteralmente queste sono una delle poche cose che tutti dovrebbero sapere, indipendentemente da che mercato si opera, perché queste determinano sostanzialmente i momenti di recessione e generalmente i momenti di prosperità, comunque espansione economica, nei mercati. Sappiamo tutti come capire bene quando avviene uno e quando avviene un altro, sia fondamentale per riuscire a prenderne profitto durante le fasi di mercato. Questo tipo di cose sono un must per quanto riguarda questo settore, non tanto perché sono necessarie. Uno potrebbe tradare tranquillamente facendo day trading e scalping senza sapere assolutamente nulla delle cose economiche e macroeconomiche. Quello che sto dicendo è che nel momento stesso in cui usciamo da questo, parliamo di immobiliare, parliamo di S&P 500, parliamo di azionario, obbligazionario, criptovalute soprattutto, che sono molto collegate a questo discorso, ovviamente spammato da un periodo di breve, medio e lungo termine, queste cose cominciano a diventare molto molto importanti, e sapere appunto come si muovono i cicli economici aumenta le probabilità di successo e di guadagno in modo esponenziale. Detto ciò, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di trading, macroeconomia, criptovalute e molto altro. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, iscriviti al canale per non perdere altri video come questo e metti mi piace in modo tale da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Ti ricordo che un gruppo Telegram in cui parliamo degli stessi argomenti trattati all'interno di questo canale, metterò qua sotto in descrizione. E ti ricordo per ultimo che tutto ciò che dico all'interno di questi video è a puro scopo divulgativo. Cercherò di farla più semplice possibile, perché questi temi di economia, macroeconomia, normalmente annoiano tutti. Ho fatto diversi video sul canale cercando di introdurre questo discorso anche prima che crollasse un po' tutto, ma nessuno ne ha dato retta. In realtà in questo periodo c'è stato un aumento delle visual di questi tipi di contenuti, quello che sto guardando io su YouTube Italia, anche all'estero, proprio per la questione che attualmente i mercati sono guidati quasi 100% dalla macroeconomia. Un bel motivo per cominciarsi ad avvicinare a questo mondo, che io stesso ho fatto così, ma purtroppo vedo sempre poco interesse. Quindi cercherò di fare questo video il più diretto possibile. Le banche centrali non decidono i cicli economici. Primo statement: le banche centrali non controllano i cicli economici e non controllano il mercato. Quello che è giusto dire è che le azioni delle banche centrali influenzano molto i cicli economici, ma non ne hanno il controllo. Capire quindi quando siamo in un certo ciclo economico e quando sta per cambiare e cosa avverrà dopo è fondamentale per fare trading, swing trading, investimenti e qualsiasi altra cosa. Generalmente le azioni di una banca centrale non sono molte, sono sempre generalmente riguardanti un restringimento della liquidità barra raffreddamento dell'economia, come stiamo vedendo adesso, e di un'espansione. Da una parte possiamo vedere appunto l'espansione economica con cui i vari acquisti da parte della banca centrale. Per quanto riguarda il restringimento raffreddamento, possiamo parlare di tightening e rialzo dei tassi di interesse. Questi tipi di azioni vengono prese in base all'economia, in base ai dati sull'economia, che sostanzialmente riguardano l'inflazione, riguardano i posti di lavoro e generalmente la disoccupazione. Senza contare poi tutti gli altri vari indicatori, come per esempio la consumer confidence e varie altre cose. Nell'ultimo periodo, come ci siamo accorti, la banca centrale ha cominciato a rialzare i tassi di interesse e sta cominciando adesso a fare tightening. Sebbene i mercati stavano scontando una diminuzione del rialzo dei tassi di interesse, cioè il fatto che sarebbe diminuita la crescita dei tassi di interesse, e proprio per questo abbiamo visto il rally sui mercati, a fronte dell'incontro che c'è stato l'altro giorno a Jackson Hole, la Fed ha annunciato che appunto non si muoverà appunto da questa visione, diciamo, hawkish sull'economia, e sostanzialmente continuerà nella linea di aumentare i tassi di interesse finché l'inflazione non sarà domata. E quindi è per questo che stiamo vedendo in questi giorni in cui sto registrando un grande calo sui mercati. Ovviamente non ho risposto direttamente alla domanda, ma indirettamente, cioè perché sono importanti gli incontri come Jackson Hole, FOMC e cosa dice Powell e la Fed? Perché questo va a modificare le politiche economiche, in realtà sono il mezzo che abbiamo per sapere come si muoveranno le politiche monetarie. Avendo il dato il più velocemente possibile possiamo modificare le nostre strategie. Molti di voi che seguono questo canale principalmente per le criptovalute si chiederanno: ma cosa mi
interessa a me della Fed, Powell, il Funk, Jackson Hole, eccetera eccetera. Io sto sulle criptovalute, è una mente esterno all'S&P 500, all'America e soprattutto a qualsiasi altro stato, perché è decentralizzato. E qua ovviamente ci si sbaglia, perché se si va un attimo ad analizzare il mercato delle criptovalute ci si rende conto che Bitcoin è correlato all'80-90% con l'S&P 500, soprattutto con Nasdaq. Quindi come si muove l'S&P 500 e Nasdaq? Si muove Bitcoin. E quindi a questi livelli può cambiare la cosa, la correlazione varia nel tempo. Non è, secondo me, è sbagliato ipotizzare che le criptovalute si muoveranno diversamente dall'S&P 500 e Nasdaq. E questi a sua volta dipendono dai cicli economici e dalle politiche monetarie, dello stato in cui si trovano e quindi degli Stati Uniti. Questo è il motivo per il quale è importante seguire le politiche monetarie anche per le criptovalute, soprattutto per le criptovalute. Ma perché soprattutto? Perché le politiche monetarie, soprattutto come stiamo vedendo in questo periodo, quando ci troviamo in situazioni in cui la liquidità si restringe, gli asset che sono più rischiosi, come Nasdaq, ma le criptovalute ancora di più, tendono da prima a, a contrarsi e quindi scendere, come abbiamo visto le criptovalute che sono scese già del 70%. Mentre Nasdaq è sceso di molto meno. Quindi soprattutto sulle criptovalute vale il sapere in che ciclo ci troviamo. Voglio utilizzare una similitudine, non so quanto giusta sia, ma aiuta a spiegare come io vedo il mercato in queste situazioni, soprattutto quando si parla di tassi di interesse, liquidità, eccetera, eccetera. Ipotizziamo un corpo umano in cui c'è un sistema di circolazione, appunto il sangue, e al posto del sangue ipoteticamente ci sono la liquidità, ci sono i soldi. Generalmente vediamo come le vene più grandi sono quelle che trasportano più capitali, più volumi, appunto, come possono essere appunto S&P 500, come possono essere appunto il Nasdaq, eccetera, eccetera. I capillari sono invece le azioni più piccole, meno capitalizzate e in generale che appunto hanno un trasporto di liquidità molto minore. Ora, cosa succede quando, per esempio, andiamo in ipotermia? Generalmente quando prendiamo per esempio una mano e la mettiamo a delle bassissime temperature, il sangue comincia a restringersi. Allo stesso modo, quando ci sono politiche monetarie inerenti alla liquidità, come il tightening e appunto il rialzo dei tassi di interesse, la prima cosa che succede è che appunto i capillari si svuotano del sangue per mantenere il sangue negli apparati più grandi che mantengono, diciamo, vivo il sistema. E quindi generalmente gli estremi dove c'è meno liquidità generalmente soffrono di più. Allo stesso modo le criptovalute, come tutti i vari asset, come le penny stock e tutti i vari altri settori, appunto soffrono in periodi difficili per l'economia. Al contrario, quando ci sono politiche espansionistiche, i capillari si espandono e sono molto più veloci generalmente delle vene grandi. Vediamola così. Ovviamente un esempio un po' buttato lì, ma aiuta a capire un po' com'è questa macchina dell'economia e come si muove. O almeno io credo che lo faccia. Non smetterò mai di ripeterlo, secondo me sapere le politiche monetarie, il ciclo in cui ci troviamo e appunto tutte le varie cose anche a livello economico, solo quelle strettamente necessarie, perché non tutte vanno studiate, io non le so tutte, secondo me è fondamentale per riuscire a fare swing trading, per riuscire a fare qualsiasi tipo di operazione, anche semplicemente a prendersi un mutuo in banca. Detto ciò, se hai delle domande fammelo sapere qua sotto i commenti o scrivimi appunto su Telegram, e se ti piacciono questi tipi di contenuti fammelo sapere in modo tale che magari posso portare altri contenuti di questo tipo. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video.